Giochi senza frontiere è un format festivo che riunisce le comunità locali e che torna, sta per tornare con un primo appuntamento a Montepagano. Quando? Sì, ci sono diversi eventi, a Montepagano il 25 agosto, che in settimana prossima sarà presentato con tutti i suoi appunto aspetti. Poi non solo, poi abbiamo anche fine settembre Campovalano, inizio settembre Villa Mosca e poi inizio di ottobre San Nicolò. È un format che sta piacendo, ma più che altro perché la gente forse ha capito che bisogna stare insieme. Lo stare insieme porta appunto serenità, tranquillità, divertimento e non pensare alle cose negative, ma pensare per un giorno allo stare insieme e alla positività. Montepagano, chi vedrà partecipare a questi giochi? Sono 10 le contrade e frazioni di Montepagano, si chiamano rioni, contrade e vediamo come chiamarle, ma sono loro: Voltarrosto, Montepagano, Roseto Nord, Roseto Sud, poi c'è Santa Lucia, Santa Petrosina, tutti nomi un po' particolari, ma sono appunto Cologna. Quindi tutti insomma, i nomi appunto. Le frazioni del comune, sì, di Roseto. Il comune si divertono, le squadre sono formate da appunto uomini e donne con giochi condivisi, gioco finale che sarà solo per chi arriverà appunto fra le prime 4. Beh, c'è divertimento assicurato e venite ai 19 a Montepagano, vi divertirete perché, ripeto, passeremo una giornata di divertimento e di sorriso più che altro. Magari il sogno è un giorno fare un'edizione poi provinciale che possa far sfidare i vari vincitori delle edizioni locali. Tu immagina tutte le squadre che vincono, si fa un evento finale provinciale. Ma sarebbe bellissimo, perché no? Io sono pronto e forse è un lancio di collaborazione per chiunque vuole fare questa grande finale.